Buongiorno a tutti, in primo piano mele Golden Rush, che sono delle mele adatte per la preparazione di oggi e faremo insieme la torta di mele senza glutine e senza derivati del latte. Passiamo subito ai primi ingredienti che servono. Sono 4 mele Golden Rush che sbucceremo, due delle mele che abbiamo pelato le taglieremo a cubetti piccolissimi, due a fette. Tagliate le mele a pezzettini piccolini, ci mettiamo un cucchiaio e mezzo di zucchero e il succo di un limone. Misceliamo un po' le nostre mele, le lasciamo da parte e cambiamo postazione. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un pochino di cannella. Postazione planetaria o potete utilizzare anche uno sbattitore elettrico, ci serviranno 2 uova e 100 g di zucchero. Adesso andiamo a montare le uova con lo zucchero fino a renderle spumose. Le uova possibilmente piccoline. Lo zucchero lo aggiungiamo un pochino alla volta, gradualmente. Composto spumoso, adesso ci aggiungiamo gradualmente 100 ml di olio di semi o di girasole alto oleico. Adesso aggiungiamo al composto 200 g di yogurt di soia per avere un dolce senza derivati del latte, altrimenti yogurt da latte di mucca o kefir. Adesso passiamo agli ingredienti secchi e abbiamo 100 g di farina di riso, 25 g di amido di mais o di riso e mezza bustina di lievito. Andremo tutti a setacciarli e ad aggiungerli all'impasto in maniera graduale. Adesso mettiamo le mele tagliate a pezzettini con tutto il suo succo che ha creato all'interno dell'impasto e mescoliamo. Ho bagnato la carta forno, l'ho stesa sopra ad uno stampo. Adesso andrò a metterci un po' di zucchero di canna integrale che ho sparso sopra. E sopra ci adagerò le mele in maniera decorativa. Adagiate le mele a fette sul fondo, ci rovescerò piano piano l'impasto. Uniformato tutto, infornerò a 170 gradi per un 35 minuti. Ecco qua la torta, l'ho uscita dopo 38 minuti di cottura, potete quindi fare dai 35-40 minuti. Adesso, prima di togliere la torta dallo stampo, è meglio farla raffreddare un po' e raffreddarla completamente quando dovete togliere la carta forno. Ho rovesciato la torta raffreddata ovviamente nel piatto. Non si vedono purtroppo le fette ben definite perché avendo utilizzato lo zucchero integrale di canna ha coperto un po', si è diventato un po' scuretto. Nel caso in cui vogliate che le fette si vedano e quindi il dolce sia più bello appunto alla vista, non mettete appunto lo zucchero integrale. Adesso la impiattiamo e vediamo com'è venuta. La torta risulta soffice, quasi cremosa. Adesso la assaggiamo. È come una sorta di crema. Non si sente moltissimo la farina, ma è tutto bello cremoso e soffice nello stesso tempo. Se la ricetta vi è piaciuta, provatela perché è semplice da preparare e digeribile, senza derivati del latte. E devo ringraziare la mia mamma, che si chiama Maria, che mi ha dato la ricetta. Quindi un bel mi piace anche per Maria. E iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!